Ciao a tutti e ben ritrovati qui sul canale. Oggi parliamo di software e grazie a Skyloom, che ha deciso di sponsorizzare questo nostro video, parliamo di quello che a tutti gli effetti può essere considerato un vero e proprio passo in avanti per il fotoritocco dei nostri scatti. Stiamo parlando di Luminar. Perché è così particolare e così chiacchierato questo programma? Semplice, perché, come dice il nome, Luminar AI sfrutta l'intelligenza artificiale per fare un bel po' di cose quando andiamo a sottoporre il nostro scatto. Nel senso, quando noi andiamo a importare uno scatto, 10, 100, 1000 scatti nel catalogo dell'applicazione, lui foto per foto semplicemente li analizza e va a capire quello che abbiamo scattato. Abbiamo scattato in città, abbiamo scattato in montagna, abbiamo scattato quando ci sono delle nuvole, abbiamo scattato quando c'è il cielo terso, abbiamo scattato un ritratto, abbiamo scattato un ritratto in città, abbiamo scattato un ritratto in montagna. Tutto lui lo va a capire e quando andiamo a modificare la foto c'è proprio la componente dell'intelligenza artificiale che talvolta ci viene in aiuto e talvolta aiuta veramente a migliorare il nostro scatto. Andiamo a vederlo insieme. Come vedete nella parte grande del video, che sarebbe quindi il mio schermo, vedete un po' di scatti che io ho importato nel catalogo, in cui ho scattato un po' in condizioni di luce varia, in condizioni diverse, in montagna, in città, così. Adesso andiamo a vedere un po' come funziona questo programma. Allora, io quando clicco su una fotografia, posso sempre andare nella parte basso a destra per andare nella sezione delle informazioni dello scatto, un po' come tutti i programmi, e vedo quando è stata scattata, con cosa è stata scattata, l'obiettivo, tutto perfetto. E fin qui più o meno è un programma tradizionale per quanto riguarda la verifica della foto. Vado su modelli nella parte in alto qua e già mi accorgo che mi compare questa parte sulla destra, questa qua, in cui c'è scritto per questa foto. Quindi già il primo titolo fa abbastanza capire di che passo è fatto questo programma. Paesaggi acquatici, nel senso, lui cosa dice? Io ho analizzato la foto e vedo che è un paesaggio, sì, ok, con una vista di una città, ok, e c'è dell'acqua. Ok, ottimo. Questi sono tutti i parametri che una macchina fotografica non salva. Salva i tempi di scatto, le informazioni, i bilanciamenti del bianco e tutto, ma non salva le varie localizzazioni o i vari posti o che cosa ha scattato. Quindi, come dicevamo prima, clicchiamo ad esempio su paesaggi acquatici. Ci clicco sopra e lui mi dà dai modelli una serie di regolazioni, chiamiamoli proprio preset, che lui ha già dentro nella sua memoria e che magari mi possono tornare utili. Vediamo un po'. Barriera letale. Ok, qui mi tira fuori un po' il contrasto per far vedere ancora di più l'acqua. Se io clicco su quest'occhio in alto vado a vedere il prima e dopo. Luccichio argenteo, bianco e nero, correnti fredde. Ora, questa foto è stata scattata abbastanza in una condizione un po' piatta, non è che c'è grandi contrasti. L'ho fatta apposta per vedere un attimino dove andava a lavorare, per un sacco di impostazioni dopo lo vediamo. Buio intenso, qui mi tira un po' fuori gialli, sistematina, me la scalda un po'. Focus in profondità, qui va a lavorare un po' come se fosse un HDR. Diciamo che a me piace barriera letale. Vediamo, prima e dopo, sì, dai, ci può stare. Torno indietro. Se no, nell'eventualità cosa succede? Io posso sempre fare Command Z, vado a scorrere tutti i vari filtri che ho applicato e quindi torno alla situazione normale. Poi posso andare a vedere il paesaggio, luci della metropoli, gelo, brividi dalla città, bello anche questo, comunque insomma queste sono tutta una serie di modelli che lui ci dà come risposta all'analisi che lui ha fatto della fotografia.
Poi posso sempre scegliere altre cose. Ora lui già va a capire un po' il ritratto perché vede un qualcosa che abbia una fisionomia di un volto, però non è questo il campo in cui andiamo a vedere il ritratto. Quindi sono tutti campioni incassi, filmato perché magari vede un po' dei colori che possono essere adatti, bianco e nero, oltre il muro, insomma, posso andare a lavorare sul mio scatto. Con tutti i preset, ripeto che è il programma stesso che ha scelto per me, non tipo ad esempio Lightroom, tutta una serie di preset nella colonna di sinistra in cui li vado a scegliere uno per uno, che magari proprio non ci possono incastrare nulla perché magari sono preset riservati per uno scatto sott'acqua, ad esempio. Ok, una volta che abbiamo scelto il nostro preset, ripeto, prendo questo qua perché mi è piaciuto molto il nome. Andiamo sempre nella parte in alto sulla parte della modifica. Ok, allora qui abbiamo tutta una serie di strumenti essenziali, strumenti lato creativo, ritratto, professionale, tutte queste cose qua. Quindi la voce, tipo ad esempio migliora con AI, AI, come preferite voi, insomma tutte le voci in cui compare il puntino accanto sono le voci in cui automaticamente il programma è andato a lavorarci senza che abbia fatto nulla. Naturalmente io vado su chiaro, ci posso sempre lavorare senza problemi, però intanto lui mi fa capire che guarda, io ho lavorato in questa zona qua. Ottimo. Andiamo a vedere un attimino le varie voci in cui compare la scritta AI. Ok, queste sono le voci in cui praticamente è andato a interpretare prima la fotografia e poi è andato a lavorarci sopra, e sono le zone più nevralgiche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, appunto, dell'applicazione. Andiamo su Migliora con. Allora, qui abbiamo la parte Migliora con ed è una specie di lavoro che assomiglia a un HDR. Quindi lui mi va proprio a dare più forza, più contrasto allo scatto. Posso andare anche a lavorare singolarmente sul cielo, perché come dicevamo prima, lui riesce anche a capire dov'è il cielo e poi lo vediamo anche cosa vuol dire. Ok, andiamo a lavorare così, con questo dato qua. Composizione. Ora, composizione si parte e si parla di prettamente ritaglio, raddrizza e così via. Se io vado a fare composizione AI, lui automaticamente modifica la composizione della fotografia perché mi viene portato il soggetto o comunque la persona, quello che lui crede che sia una persona, me la porta nel terzo di sinistra, nella parte un pochettino più in basso. In questo caso, se io confermo questo scatto, naturalmente lui me lo va a modificare e mi sposta un po' la proporzione della foto, dicendo che secondo me come proporzioni ci siamo, nel senso lui ha fatto un buon lavoro in questo caso. Fidiamoci. Clicchiamo su invio e lui l'ha ritagliata. Ottimo. Nell'eventualità io comunque sempre da proporzioni posso andare a variare le proporzioni, tipo non so, devo mettere un classico scatto 4 quinti per Instagram, lui automaticamente me lo va a ritagliare. Però in questo caso mi perde la composizione AI, ok? Perché? Perché semplicemente lui dice: io ti ho fatto lo scatto, però naturalmente se te lo vuoi modificare sei libero. Ricordiamoci che questi sono tutti dei suggerimenti che lui dà. Facciamo così, teniamo la composizione, mi piace questa. Andiamo a vedere sulla struttura. La struttura è quella che più o meno in Lightroom è il valore della chiarezza, perché se io abbasso, automaticamente la visuale è un po' quella come se io stessi quasi sognando, cioè me la rende tutta molto più morbida. Però appunto se io metto valore a meno 100, mi sembra quasi, no, di essere un sogno appena sveglio. Se io invece la porto più su,
mi viene proprio più forte. Questo va proprio a accentuare ancora di più l'HDR e posso aumentare anche il dettaglio. Ok, secondo me valore 00 ci siamo. Ok, quindi praticamente gli strumenti essenziali di intelligenza artificiale sono questi tre. Adesso andiamo nella parte creativa, però selezioniamo un altro scatto. Allora, andiamo a selezionare magari questo scatto qua. Quindi, questa è una foto sottoesposta, sì. Vado su modelli, vado su stile urbano, vediamo cosa ci dà. Città antica, effettivamente Firenze è abbastanza antica. Edimburgo, Toronto, Melbourne, Bay Street, New York. Facciamo città antica. Confermiamo questo. Vado su modifica. Accento un po' di più lo scatto. Però ora, anche se magari non è lo scatto perfetto come modifica, passiamo nella parte in cui andiamo a parlare del settore creativo dell'applicazione. Cielo. Quindi, selezione dei cieli. Già qui, quello che si chiama Sky Replacement, lui me lo dà come se fosse un menu standard predefinito dell'applicazione. Perché infatti è così. Lui ha capito, nell'analisi dello scatto, dov'è il cielo e dice, ok, se ci vuoi cambiare dei cieli, vuoi metterci un cielo un po' più pulito, un cielo più nuvoloso, ti posso dare una mano. Vediamo un po'. Blue Sky 1. Ok, nuvole così, un po' più di nuvole. Le stesse nuvole però sono un po' più mosse. E nell'eventualità comunque, come vedete, non ci sta malissimo, però insomma è un po' troppo forse finto. Questo potrebbe essere quasi forse un po' più interessante. Questo è un po' più mosso. In realtà quella volta, quel giorno quando ho fatto questo scatto, c'era un sacco di vento. Vabbè, mettiamone uno. Mettiamo questo. Io vado poi anche a miscelarlo. Nel senso, come vedete dove c'è questo pezzo qua, lui automaticamente, se io vado su miscela horizon, lui automaticamente mi va a lavorare sulla sfumatura. Questo perché in questa parte qua naturalmente ci sta che vada un po' in confusione, perché qui non è cielo, è semplicemente un fattore della montagna, questa è neve, quindi ci sta che magari lui riesca a volte a cadere nella trappola della neve, non va a capire dov'è la neve o dove finisce appunto la montagna innevata con l'inizio del cielo. Vediamo un po', posizione all'orizzonte, lo posso giustamente alzare o abbassare. E lo abbasserei così. Scena con luce modificata. Questo perché cosa succede? Naturalmente al variare delle nuvole in cielo varia anche un po' la luce che c'è nella scena. In questo caso lui mi va a modificare quello che sono i parametri i parametri un po' generali della foto in base alla quantità di nuvole, in base allo scatto del cielo che abbiamo scelto. Cielo globale, e anche qui lui mi va un po' a mangiare o comunque mi va a levare o aggiungere dettaglio soprattutto nella parte bassa, per appunto creare per diminuire o per aumentare lo stacco tra montagna e il cielo. Se io volessi, vediamo un attimino, appunto questo è il prima e questo è il dopo. Come vedete varia un po' la luce, diventa un po' più bluastra perché appunto c'è un cielo più limpido, anche se è velato. Se io volessi però qua con la maschera, potrei andare naturalmente a selezionare, a dire al programma in realtà
dov'è la fine del cielo, diciamo così. Io adesso sto selezionando in tutto e per tutto l'area di interesse in cui io voglio metterci il cielo, e ho fatto, diciamo, alcuni errori volontariamente. Sono passato sopra la cupola del Brunelleschi, il campanile di Giotto, la torre di Palazzo Vecchio. Attivando o disattivando lo strumento mi accorgo che nell'eventualità potrei aver commesso un errore, o comunque potrei aver aiutato il programma a creare una sfumatura un pochettino più uniforme per quanto riguarda la fine del cielo. Qui si vede un pochettino a occhio che è abbondante, che varia un po' troppo in questa zona qua, quindi è il frutto del mio errore di prima. Torniamo indietro. Cosa carina è che io vado su cronologia qua sulla destra e vado a vedere scena con luce modificata, blu sky, ecco tutte le varie modifiche storiche, proprio una sorta di diario di bordo di tutte le modifiche fatte a questa foto. Quindi sì, era questa. Ok, per la prossima funzione di cielo evoluto cambio ancora fotografia e questa volta vado a prendere questa qua. Ok, questo è uno scatto appunto che ho fatto in lunga esposizione con il filtro KNF, di cui ho fatto anche il video nella recensione. Andiamo su modelli, andiamo a scegliere un altro tramonti, vediamo un po'. Questo andiamo su bianco e nero, super potente. Accidenti, questo va proprio in HDR peso. E che poi recupero delle ombre da Sony. Toscana, bellissimo questo Toscana. E ok, qui mi va a mettere anche il cielo, ok. No, non mi piace. Torniamo indietro, andiamo su altri modelli, paesaggio, vedi tutto, paesaggi semplici. Ok, dai, mettiamo questo, gelo. Adesso andiamo su modifica, vediamo se c'è qualche cielo che ci può aiutare. Dramatic sunset. Galaxy, certo. Sunset. No, perché c'è il sole, ce l'avevo alle spalle. Vabbè, sapete cosa? Facciamo così, non mettiamoci niente. Ah, una piccola aggiunta per quanto riguarda il cielo. Quando io vado a selezionare i cieli, come si vede nel menu, posso scaricare nuovi cieli, sempre da magari dal portale di Skyloom, oppure posso caricarne di miei personalizzati o comunque miei personali, che magari faccio un'altra fotografia che non c'entra niente con questo scatto, ho un bellissimo cielo ad esempio, dico ok, la ritaglio, la salvo, la importo dentro questa fotografia e vado a sovrapporre il cielo con un altro mio cielo che ho scattato in un altro scatto. Quindi cielo evoluto, seleziono oggetto e qui già capisco che ci posso mettere proprio dei complementi dentro al cielo che magari posso aver modificato, come no. Quindi vado su balloon, mongolfiera mi aspetto. Vediamo un po'. Esatto. Ok. Se io vado su posiziona oggetto posso scegliere dove metterla e lui, vedete, in questo caso mi fa capire che ha già capito, comunque mi conferma che ha la coscienza di dove sia la parte finale, comunque dove non può venire qua una mongolfiera magari dove c'è il fiume, no? Dove c'è l'Arno. Vado su calore, quindi posso integrarla
posso proprio raffreddarla o scaldarla al secondo della luce, naturalmente. Quindi, essendo un tramonto, direi di andare un pochettino sul caldo. Luce modificata, qua mi fa anche l'intensità. Ci potrebbe stare, secondo voi? Secondo me no. Posso però vedere anche le varie impostazioni avanzate della maschera e il defocus. Vediamo un po'. Ok, sì, me la mette naturalmente come se fosse su un secondo piano. Poi il oggetto, ok. Però non mi fa impazzire. Però nell'eventualità, ecco appunto, posso andare a prenderci uccellini. Vediamo un po'. Questo ogni tanto accade, in questa zona qua del fiume. Questo magari se avessi avuto qualche gabbiano qua nelle vicinanze, forse un qualcosina giocando con le varie impostazioni, magari avrei potuto lavorarci, ottenere un po' un effetto più reale rispetto a questo. Ci posso mettere il fireworks, quindi i fuochi d'artificio. Fulmini. Sicuramente, fulmini qua sicuramente. Montagne, famosi Alpi sopra Firenze. E un aereo, sì, no, l'aeroporto è di là. Ecco, qui è uno scatto del genere. Non so se sarebbe sicuro farlo. Va bene. Pianeti. Sì. Giove. Sì. Sì, Giove. Facile che sia così, così vicino. Saturno, sì. E un po' di pioggia, non guasta mai. Ah, no, sì, pioggia. L'arcobaleno. Beh, allora, che dire di questa parte qua? Questa parte qua, cielo evoluto, mi fa riflettere un po' su il ruolo che può avere un programma in generale per quanto riguarda il fotoritocco, che secondo me è quello di non snaturare la fotografia. E spero che sia così anche per voi, nel senso, si va a far foto, si va a scattare migliaia di scatti. Però personalmente, per quel che mi riguarda, io scatto sempre cercando di dare un contesto alla fotografia, non solo per quanto riguarda la composizione, ma anche proprio per quelle che poi possono essere le varie modifiche che si fa in un secondo momento. E secondo me queste funzioni qua possono aiutare, sì, possono rendere le cose un po' divertenti, sì, però è bene secondo me non esagerare, proprio perché, come dicevo prima, è brutto snaturare una fotografia. Cioè, se io torno su questo scatto qua che è stato fatto e a cui ho modificato il cielo e mi va bene, però magari, non so, rimettiamo lo scatto quello e il cielo quello suo naturale, ci vado a mettere, che ne so, l'aurora boreale. L'avete mai vista voi l'aurora boreale di giorno a Firenze? No. Quindi che senso ha? Però magari con uno scatto in cui sono zona innevata di notte, comunque devo essere un contesto simile, perché se ho un qualcosa che mi ricorda la Lapponia, la Finlandia, ok, però anche se ci fosse la neve a Firenze non esiste l'aurora boreale. Quindi secondo me tutto molto fantastico, tutto molto bello, però occhio con questi effetti e con gli effetti aggiuntivi che magari si possono scaricare dal sito, occhio a snaturare le fotografie. Questo è il mio avviso. Finito il pippone, chiamiamolo così, adesso andiamo a vedere la funzione atmosfera. Andiamo su atmosfera e vediamo che posso metterci la nebbia. Ok, aumentiamo un po'. Aumentiamo, ok, che non torna col cielo. Però la cosa che vi volevo far vedere, che appunto, siccome sfrutta l'intelligenza artificiale, lui è in grado proprio anche di capire la profondità della fotografia, perché
La nebbia, cosa succede? Poteva metterci il programma una parte tutta bianca che via via magari andava a sfumare, però no, nel senso, ad esempio, se ci facciamo caso, questa, chiamiamola torre, chiamiamola così, è sicuramente più visibile rispetto alla parte, al fondo della foto, allo sfondo della fotografia. E più aumento il valore e più si fa vedere questa differenza. Quindi questo vi facevo vedere che non c'entra niente con la fotografia, però è interessante vedere come lui riesce a capire la profondità dello scatto. Posso andare a modificare naturalmente in base a quanto può essere intensa la nebbia e poi posso andare a rimuovere o aumentare la luminosità. Quindi secondo me anche questa è una funzione che lo scatto non c'entra niente, però avessi scattato, ne so, in un bosco con già un po' di nebbia, ecco, avrei avuto sicuramente la vita più facile per elaborare quello scatto, perché secondo me questa è un'applicazione ottima se vogliamo scattare, vogliamo modificare le foto con veramente poco sforzo, poco tempo, perché comunque ha tutta una serie di funzionalità già predisposte per, una volta capito lo scatto, per andare a modificare. Quindi secondo me questa è un'applicazione ottima, ad esempio, per creare contenuti per Instagram, ad esempio. Adesso andiamo a vedere la parte del ritratto e quale foto posso prendere per la parte del ritratto. Questa? No. Questa? Vabbè, prenderò questa. Allora, ok, qui abbiamo un primo piano, un ritratto, e andiamo a vedere cosa succede se io vado su viso AI. Una volta preso lo scatto del ritratto, vado su viso e su Face Light, come si vede, posso andare a lavorare in maniera singola e indipendente da tutto il resto della fotografia la luce, come se ci fosse un vero e proprio faretto qua dietro in cui io vado a regolare l'intensità. Quindi questo cosa mi aiuta? Questo mi aiuta perché anziché creare maschere, separare il volto dal resto del viso con i capelli e tutto, ecco, io vado a lavorare solamente su questa parte qua in maniera del tutto automatica, con una leva, chiamiamola così, con un indicatore, senza dover fare nient'altro. Vedete? Mettiamo che mi va bene così. Viso sottile, lui capisce le dimensioni del volto e se volessi potrei andare a sfinare il volto. Ora, che dite? Se io sfino questo volto, questa ragazza mi parlerà ancora o no? Mettiamo la metà, dai. Sì, dai, va bene così. Occhi. Allora, qua faccio lo zoom e posso andare a lavorare, a modificare su quello che è il colore proprio dell'iride. Anche qua scontorna, maschera, occhio al preciso, perché se magari vai a dare un tono un po' più blu e prendi anche la parte bianca, ti si modifica anche il bianco, poi scancella. Niente, qua un colore iride, c'è da mettere marrone e non devo fare niente, nient'altro. Grigio. Nocciola. Ah, bella questa, gatto. Ecco, quasi quasi lascio così. No, scherzo, originale. Però, una volta modificato, ad esempio, vado su grigio, posso andare a aumentare il bagliore che esce dall'iride, posso andare a ingrandire gli occhi, sbiancamento degli occhi, quindi lui cosa fa? Va a capire la parte bianca dell'occhio e me la schiarisce. Io non sto facendo niente, sto solo modificando questa levettina. Enfatizzatore dell'occhio. Vediamo un po', quindi mi aumenta il contrasto, chiamiamolo così, all'interno dell'iride. Rimozione occhi rossi, qui non ne abbiamo. Rimozione
Dark Seagull, ecco, le famosissime occhiaie. Quindi, in questo caso, questo è lo scatto suo originale, e invece qua è lo scatto in cui sto andando a levargli le occhiaie. Altro che make up. Sopracciglio migliora. Vediamo un po' cosa succede. Ok, ah, qua me lo enfatizza. Vedete? Come si schiarisce. Quindi, io sono passato da questa base di partenza, ok, a questa. Che ne pensate di questa parte qua? A me questa parte qua del viso piace un sacco. Ora non guardate le modifiche che ho fatto, colori, sfine e tutto, però questa è una cosa che è veramente interessante, perché mettiamo a caso che questo è uno scatto che va poi su Instagram. Io con questa applicazione, con pochissime mosse, in pochissimi minuti, ho stravolto il volto per farlo venire fuori rispetto alla fotografia. Quindi in questo caso ho perso veramente poco tempo per quanto riguarda la parte delle maschere, proprio non ho fatto niente, semplicemente è andato a lavorare su dei valori ed ho ottenuto un risultato veramente considerevole. Stessa cosa poi sulla bocca, perché saturazione delle labbra, quindi io se voglio posso aumentargli la saturazione per renderle un po' più rosa, posso mettere il rossetto nell'eventualità. Guardate quante cose lui riesce a capire, eh? Oscuramento delle labbra, no, però in questo caso andrei a lavorare soprattutto nella parte del, chiamiamo, del riflesso. Sbiancamento dei denti. Ora, questa ancora non l'ho provata, vediamo se funziona. Sì, funziona. Quindi levo un po' di rossore. Ok, quindi ricapitolando, siamo passati da questa situazione qua a questa. Ora gli occhi grigi no, però blu e così, però ecco, che ne dite? Altra cosa, pelle, vai, pelle, valore, vediamo un po' cosa cambia qua. Qui cambia quello che può essere la chiarezza, o meglio rendere un po' più liscia, chiamiamo così, o senza imperfezione, la pelle umana. Vediamo, ecco, qua sono andato a fare rimozione difetti pelle. Per fortuna non se ne vedono più di tante, però ecco, anche qua, ad esempio, anziché fare maschere e separazione di frequenza per quanto riguarda la pelle di questa ragazza, della mia ragazza, io semplicemente ho fatto la modifica di un valore su pelle e automaticamente sono andato anche a smussare, chiamiamolo così, a lisciare un po' la pelle. Ora, corpo, qua mi sa che si vede poco, perché sì, perché lui forse non riesce a capire. Sì, non lo riesce a capire proprio, vediamo. Sì. Ok, qui la parte del corpo direi che possiamo purtroppo saltarla, perché non riesce a percepire le dimensioni, comunque essendoci il cappotto non si riesce a capire. Va bene, ok. Quindi cosa ne pensate di questo programma? Il mio pensiero rimane quello che ho spiegato qualche minuto fa, nel senso, questa è un'applicazione ottima per modificare anche in maniera abbastanza invasiva una fotografia, però dobbiamo stare attenti noi che abbiamo fatto lo scatto e che vogliamo andare a lavorare con un risultato, dobbiamo stare attenti a non snaturarla la fotografia. Però per quanto riguarda lo sky replacement, la parte anche dell'atmosfera che si va a creare, quindi posso andare a creare un tono, dare proprio un messaggio diverso da fotografia, mi è piaciuta un sacco. La parte del volto, fantastica. Ripeto, sta a noi veramente far sì che la fotografia non venga snaturata e non venga
resa troppo visibile, o comunque venga resa quasi inutile, dire sì, ma questa è una fotografia che è modificata, è taroccata, diciamolo così. Quindi mi raccomando, se vi piace, acquistate questa applicazione, andateci piano, diciamo così. Bene, per tutto il resto, come sempre, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ai nostri canali social, Telegram e Instagram in primis. Ci vediamo il prossimo video e se andate nel link in descrizione trovate tutte le informazioni di questa applicazione. Mi raccomando, se lo acquistate, se lo modificate, se già lo usate, modificate qualche foto, taggateci nei vostri scatti, così almeno vediamo un pochettino fin dove sapete spingere questa applicazione. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!